Salve, bentornati sul canale, io sono Massimo Rea. Oggi parliamo di un argomento importante, molto, molto discusso, perché molti ci dicono che i volumi sul Forex non sono buoni, non sono effettivi. Allora, io la risposta ce l'ho, però preferisco farvelo vedere sui grafici, così magari vi diamo una risposta definitiva a chi ha questi dubbi. Ovviamente, qui si parla anche di broker. Il broker fa la sua parte se il dato dei volumi sono veri o meno. Ok? Andiamo, per esempio, adesso come vedete, c'ho il grafico del euro-dollaro, il nostro cross più famoso. Io vi posso mostrare, per esempio, che cosa è successo a questa price action qui e come lo faccio. Vado ad applicare, per esempio, il mio volume profile qui e trovo un accumulo di volumi. Ok? Allora, che faccio? Mi vado a prendere gli accumuli e me li riporto ad oggi per vedere se effettivamente questi volumi hanno una qualche valenza alla nostra price action di oggi o meno. Come vedete, non sto facendo nient'altro che riportarmi tutte le punte degli accumuli ad oggi. Ok? Ok, dai, ci fermiamo così. Penso che queste possano bastare per darci un'idea. Andiamo ad oggi, vediamo adesso che cosa sta succedendo. Vediamo un po'. Allora, dal daily non si evince molto, come potete vedere, no? Perfetto. Ce ne andiamo nell'orario, zoomiamo un po' e guardate un po', secondo voi questo blocco qui è un caso? Questo blocco a questo accumulo è un caso? Oppure che il prezzo si sia fermato qui è un caso? Ovviamente no, perché gli accumuli del passato che non hanno interagito già con il prezzo ad oggi arrivano qui, ci danno un'interazione con il prezzo, perché l'accumulo del passato giustamente viene sentito dal prezzo, perché lì probabilmente vi era qualcuno che aveva venduto o comprato a seconda. E qui giustamente ha sentito quell'accumulo del passato. Più vi è un accumulo grande, più ha una reazione. Chiaro? Quindi il prezzo, come potete vedere, ha una reazione quando vi è un accumulo. La sua corsa qui non si è fermata per un caso. Ok? Il prezzo qui non si è fermato per un caso. Come non è, si è fermato per un caso qui, e idem qui. Qui è stato usato gli accumuli, due accumuli come canali, ha provato una rottura in basso, ok? Rottura e si è fermato all'altro accumulo e non è un caso. Chiaro? È entrato in quest'altro canale, ha provato a sfondare e lo ha fermato l'altro accumulo che aveva trovato. Ok? Non si è fermato casualmente lì. Dopodiché si è accumulato. Ha fatto una congestione, ha rotto l'accumulo, guardate dove si è fermato, non a caso. Chiaro? Ha rimbalzato sull'accumulo precedente, retest e rottura. Chiaro? Quindi il prezzo, come potete vedere, non cammina casualmente su delle aree dove lui si ferma casualmente. Non è così. Il prezzo sente tutto ciò che è successo in passato. Chiaro? Ovviamente i volumi hanno una valenza fino a un tot di periodo perché più volte vengono toccati, più perdono di forza e cambiando, arrivando nuovi volumi qui, porteranno in futuro questo volume qui in futuro e loro saranno poi a predominare sul passato. Chiaro? Più si accumula price action, più si accumula volumi che in futuro, se tornasse in queste aree, verrebbero sentite di nuovo. Chiaro? Quindi i volumi ci sono e come? Sono al Forex, ci sono negli indici, ci sono nelle azioni. Se si è in grado di conoscerli e individuarli, come in questo caso, noi possiamo fare tutte le nostre strategie per poter essere profittevoli. Usarle a nostro favore per avere un vantaggio statistico. Quindi i volumi, la domanda è: sì, ci sono. Ora però vi mostro anche quando non ci sono. Per esempio, su questo broker, senza che io dica il nome, perché non voglio dare nessuno, il crude oil
presenta l'indicatore del volume, questo è il mio indicatore, in questo modo. Quindi per me questo è un segnale che i volumi non sono effettivi. Non si presenta come qui, in questo modo, pieno, bello, gonfio. Ok? Crude oil si presenta così. Questo per me è un segnale di non buono. I volumi qui non sono effettivi. Quindi in questo caso questo broker non mi sta passando i volumi buoni, effettivi per quanto riguarda il crude oil. Magari lo farà con il forex, con gli indici, ok? Ma per quanto riguarda il crude oil non è così. Chiaro? Spero di aver risposto alla vostra domanda. Quindi volume profile, i volumi ci sono e sono trattabili per chi è in grado di saperli individuare. Io vi ringrazio per essere stati di nuovo sul mio canale, mettetemi un like se vi è piaciuto, tanto a voi non vi costa niente, iscrivetevi per nuove notifiche per i nuovi video. Ciao a tutti!